Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i vostri Mitelli ed eccoci qui per un episodio di Return. Sono qui con Selene, pronte contro l'avventura odierna. Negli scorsi episodi ovviamente abbiamo sconfitto Frike, la cattivissima prima boss di questo livello della foresta, e siamo andati nella parte molto alta del pianeta che ci portava in un deserto rosso. Infatti Selene ha detto proprio questo, che l'astronave riconosceva lei in una posizione opposta da dove era prima, quindi capite che e quel portale scala ci ha portato in un mondo però lontanissimo e che in più desolato. Qui trovo tracce degli esuli. Abbiamo trovato anche documenti in cui si attestava come questi esuli sono stati banditi dalla cittadina perché facevano pratiche occulte e quindi non si sa il perché, in cosa credessero. Ho visto anche delle strani rituali, quello che si bendava, vedevano anche le statue, non so cosa succederà. E in più ho trovato un senziente che però non è, cioè uno di questi alieni xenomorfi che però, scusatemi, però era corrotto da qualcosa, forse da quel parassita che è uscito dalla mano. Chi lo sa, se il fatto che questi parassiti non sapevano la natura, ci danno potenziamenti, ma anche ci danno anche dei malus, e quindi non sappiamo se questi magari parassiti a lungo andare hanno rovinato la mente di questi abitanti, potendo essere aggressivi, violenti. Non sappiamo niente di questo pianeta, della sua storia, e quindi di andare avanti per scoprire cosa accadrà. Questa è la cosa più importante. E altre cose da dire? No, stiamo fare una scalata nella montagna. Non so cos'è, aspetta. Guardate qui. Micomorfi e Frike, eccola qui. Placato, fuga, sguardo, cuore, sciagura. Ancora non si sente la sua personalità. È diventato uno ucciso da 7 Frike. Abbiamo provato a farlo 8 volte e l'8ª volta è stata quella buona. Ma andiamo avanti per scoprire questa carta e soprattutto scoprire questo pianeta. Ma mi ricordo prima di iniziare di lasciare like, commentare per supportare il video del canale, così da sentire il supporto e fammi vedere che ci tenete a vedere Returnal più spesso. Quindi bando alle ciance e chi va già inizio. Let's go! E allora. Ormai è nostra prassi ritrovarci qui. Sempre in questo pianeta, sempre in questa parte della foresta. Però quello che mi chiedo è che ancora non ho visto il database, non abbiamo ancora sbloccato tutto ciò che c'è in tavola. Secondo me qui manca ancora, è un 13, manca ancora due di aree esplorativi, quindi sarebbero anche scoprire un po' cosa è successo. I reperti ne mancano un bel po', e poi anche dei xenoglifi di questo livello ne abbiamo 7 su 10, no? Questi sono il livello 10, sono i primi della foresta, mentre sono questi del deserto abbiamo appena iniziato a scoprire. E vorrei scoprire molto di più su questi xenomorfi, perché ripeto, mi interessa scoprire cosa è accaduto. E altra cosa interessante è anche i xenarchivi. Qui 3, qui la pratica di 6 senza, ma qui manco 2 del livello, diciamo, desertico, del deserto di questo pianeta, ma uno manca di questo posto, quindi vorrei trovare anche questi xenarchivi sono molto interessanti. E magari anche subito che chiave, visto che oddio, iniziamo. Ragazzi, siamo qui di nuovo alla casa, dove anche se ci potete iniziare, vediamo che c'è luce accesa, quindi nella casa c'è qualcuno. Vediamo un po' cosa ci darà ora. Cosa verremo stavolta. Sentiamo un solo rumore. È fuori posto. È come se qualcuno stesse spostando le cose. Vediamo un po', c'è un telefonino. Messaggio di vocale. Ciao tesoro. Eh? Non rientro per cena. Solo questo? Non mi erano più servite. Attenzione. Forse quel tuo maghetto ha posato i suoi occhi essi diversi.
quell'incidente con sua madre, forse appunto è questa la roba per questo le prendeva. Oddio, qui scurissimo. Non si può andare, letteralmente, forse questa le prendeva queste pillole, perché appunto... Che respiro? Non siamo a respirare così affannosamente, non mi... Ehi, c'è qualcuno? Non si entra. E in parte c'è un spirito di qualcun altro. La porta lì è aperta con uno strano suono. Qui fuori c'è sempre la nebbia. Dammi il mappamondo, va. Che Volevo partire. è sempre di non realistico. Ne valsa la pena. Diciamo. Ma guarda, siamo in questa stanza. E un po' il computer, che a me quel suono sarà proprio spento. Startup. Append a signature backup. Wait streaming. Delay. Ritardo nella Adeguatezza. adeguatezza. Astenesi procedure. Finestra, ha trovato un modo di... No, devo leggere. La procedura di evidenza Astro, cosa è conferma? Quindi, Astro ci dice di voler che non andiamo via. Ci ha evocato, ma niente. Mi sa che ho sbagliato, posso andare nell'altro. Ma io per questo costume non vorrei andare, perché secondo me... Hello? C'è qualcuno? Qui c'è luce, ma non c'è niente stavolta. La luce è lì, che prima non ce ne sembra. Ma oddio! Signore, ma è tardi, non voglio niente, grazie. Devo aprire. Mamma mia. Sta ancora aspettando. No, dai, non può finire così. No, è sparito. Mamma che ambiente gelido. Ma lei come fa a stare qui tranquillamente senza impazzire o altro? Allora, proviamoci a muovere. Qui è sempre scuro, eh? Sì. Sta aspettando. Perché sta aspettando? Chi sta aspettando? Noi? Capiamo anche se la sfondata sia proprio nostra madre, che c'era lei appunto nostra madre doveva partire, avevano tutto del genere. O se è una rappresentazione di quello che vorremmo essere noi. Ok, qui... Oddio. Quella piova non c'era prima. Quella piova non c'era prima. È un posto bel libro che ci spunta prima la piovra. Leggi. Dopo essersi soffermata decisamente a lungo della sua vita, è esposto in fin troppo brutalmente a lettere di rifiuto. No. Fattura materia d'energia, estremi nella norma, grotto la fronte. La porta adiacente è stata divorata, nulla è percepibile. Cerco di leggere sì, velocemente qualche parola per capire se si riesca a nuovo o no. Acheron. Ma sai, è tipo una storia. La nota stava fissando a sua volta. Fino allo sfondo, Tali si affrettò verso il corridoio che collegava l'atrio a... Quindi ecco, riguarda un po' noi. La sua nota stava fissando. Perché c'è stato informazioni? Ah, andiamo a questo cubo. No, devo farlo dopo. È fatto, finisce tutto. Tipo, fammi vedere la prima che fa. Secondo me sarà un jumpscare terribile, oppure un qualcosa di... Senpai! Allora, il libro abbiamo già visto. Non so se è cambiato, non penso, eh. Penso ci accede lo stesso, no? Sì, stessa istanza. E ok. Sono pronto al momento. Hentai giapponese. Con le piovre, tentacoli. Octo, Octo. mi ricordo di te. Mi sa di no, eh. Non faccio così prima Octo, eh. Occhio e croce. Oddio, altre cose di Astra. Che vede, sembra che ci voglia dire...
che ci voleva salvare, perché c'è so che andava. Forse non c'è una. Non l'ho mai vista prima. We appreciate your interest in your program. Imperdonabile ritardo. Chiara inadeguatezza. Per chi è? È per te forse. Egregio candidato, secondo me, allora si è presa l'opportunità per posizionare più affine al suo campo, la incontreremo. Programma, il nostro grande senza voto è Comando Astra. Su profili di possesso per esperienza e attitudini maggiormente in linea con i nostri requisiti futuri, al momento considerate le sue competenze, traspare una chiara inadeguatezza a affrontare missioni in uno spazio profondo. E forse riguardava noi questo, direi. Che c'è? Ah, lei si è seduta. Non me ne accorto se fosse seduta, sinceramente. E siamo fuori. Ci ha cacciato via. Veramente, veramente, veramente strano. Qui c'è qualcosa, aspezione. Cos'è? Una scatola. Con l'assonale aperto un suono in prossimità dei luoghi segreti. Il carillon. Misterioso scrigno di foggia sconosciuta. A volte metto un breve LG e LG fulmine nel senso più assoluto. Sono necessarie date aggiuntive e condurre tutte le informazioni. E consumabili cosa ci ha dato di nuovo. Forse il primo, vabbè. Però questo detto che sono in possibilità di oggetti sconosciuti rimane per noi per sempre, perché è saluto avere una cosa che ci dica qui c'è qualcosa. Caricatore aeropico, trasmettitore Hermes, prisma xenotolo tecnologico, chiave scarlatta e chiave di casa. Quindi la casa ce n'è noi sempre, anche se, come dire, e secondo me ragazzi, pensandoci, cioè noi la prima chiave è quando c'è il momento riusciamo a entrare. Secondo me però è un punto andare avanti da qui, perché ci sono delle stanze in cui noi non riusciamo a entrare, come ho visto. Livelli che appunto c'è qualcosa che ci blocca, tecnologie che dobbiamo sbloccare. Quindi secondo me ci conviene tornare indietro e andare verso la lande scarlatta, che ripeto, volevo scoprire tanto di questo luogo, però proprio sono zona in cui non posso andare, tipo lì sopra, vedete lì, non posso andarci. Perché appunto il problema è che c'è anche se conci arriva a certi punti come la chiave scarlatto, che va proprio cosa del genere. Quindi forse è meglio tornare indietro. Abbiamo già tutto. Siamo poi intanto potenziati, siamo belli forti. Poi andando lì avremo delle armi magari migliori. Il parassita. Sicuro traterei che è quello che fa meno male, quindi è inutile togliere, usare concepetto i parassiti. E niente, si torna indietro. Si va avanti verso la scarlatta, zona scarlatta. Eccoci qua. Vedete, qui è strada, sono strane le mani che indicano lì, però tutti questi esseri stanno tipo pregando, tipo disperati. Anche se queste strade per me hanno un significato. Beh, due strade che sono lì, tipo, vorrei uccidere una che indica lì. Come se fosse tornare indietro, non lo so. Allora andiamo a questa parte. Davvero, davvero curioso tutto ciò. Cos'è questo? Dammi il calibratore per fare lo 5 arma successiva. Ok, mi do a livello dell'arma. Un silfio grande. La tuta. Ma se lo usassi? Vedo che è fermo, quindi è a posto. Chiave atropica, ce la pigliamo. Lì c'è un punto di ritorno. C'è cosa di viola? No. E bisogna andare di nuovo. Lì c'è la. Oddio, la sembra una cosa bruttissima andare. Oh, andare di nuovo G3 verso la montagna. Proviamo anche vita di combattere direttamente alla stanza. Non lo so, ma sopra io, noi ragazzi ci vediamo dopo quando avremo aggiunto un punto a conto interessante.
continuo a guardarmi alle spalle. Dove scorgo le ombre e l'astronauta che mi fissano. Cosa? Se provo a raggiungerli, una tempesta di sabbia mi avvolge. Non c'è modo di impedirlo. Avete visto prima che io provo ad andare... Non secondo questi dungeon, cerco di aggirare un po' il tutto. C'è una tempesta che ci bloccava. Quindi sì che sia questa quella di cui lei sta parlando. Però questo fatto che la storia ci segue, non lo so. Ho visto che anche con l'effetto che c'è che lei non è idonea. Inizia a pensare male, devo dire. Facciamo fatta del miracolo. Cioè, se davvero lei non è idonea e quindi non doveva essere qui in questa missione? Lo penso. Aveva rimosso, c'è più vita, mi sembra questo. Luce dell'energia, l'efficienza della riparazione. Ma sì. Mandami qua. Riparazione, chi sta dai da riparazioni? Dobbiamo essere vicini, giusto alla montagna. Se non ricordo mai. Ma c'è l'ultimo dungeon da passare. E vabbè, pure i raggi laser, no. Ok, qui che c'è? Altro parassita. In realtà attende l'antichità massima, luce danni con usi le chiavi atropiche. Effetto simile in possesso, quindi no. Luce di un'eliminazione richiesta per aumentare i livelli, incrementa la di avaria. Guarda che ti dico, avaria alla fine mi dà più vita in più, quindi... Dai. Qui c'è un altro messaggio. La traduzione degli xenoglifi a rosso sangue non mi aiuta a capire il simbolismo della fasciatura delle statue. Soffocamento, costrizione, metamorfosi. Mi avvolgo e mi nascondo. Le ombre si annidano ovunque, profonde. Forse volevano soltanto medicarsi e guarire, per poi mutare in esseri superiori pronti all'ascensione. È possibile questa cosa, nel fatto, devo dire? C'è un commosso, sì, lì. E non senza amici, che fa, lo lasci solo, ammazzo così se ne entri insieme. Comunque sono di qui. E questa cosa del punto delle fasciature fa pensare, cioè, cosa vogliamo fare? Quello che intento. Dice, oddio, un nemico potente c'è lì. Già lo vedo. Già lo vedo, lo sento pure le urla. Ah, mi di lasciare. Dammi qua anche spazio, va. Comandato. Oh, chi mi attacca? Chi? Ah, quella cosa lì è enorme. Ah, va da lì. No, 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 non morire qui. Diritti contro il nemico. Ma ah, guarda, spera gli attacchi NG speciali che fa questo. E se ne va. Volevi. Sempre lui, l'amico nostro, diciamo. Che ci odia tantissimo. Direi di andarci un attimo. E vabbè, se poi ci spara. Va, se volevi. Amico mio, volevi. Vuoi morire, per favore, grazie. Che sei fastidioso come non mai. Mancata. Ok, uno è andato, ma è l'ultima. Lui sembra fastidioso, devo dire, eh. Anche noi fortunati andare lì in mezzo e non beccarci la girasse che ci colpivano. Se usano la chiave tropica non c'è la fortuna, ma hanno due tonne vita, quindi è meglio così. Andiamo, proviamo a curarci e andare avanti. Anche ovviamente l'intento tutto ciò, cioè perché facciamo loro questo? C'è una porta blu e una porta azzurra, che sono quelle... Ci portiamo avanti nella storia. Faccio una cura. Non so dove andò a salire. Infatti, ma come salgo lì? Non si può. Questa seconda ci manca, se delle chiavi così. Questo raggio minuto giallo. Oddio, altro nemico, no. Si sta formando. Ma io posso nella detta via. Via, 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 via. Faccio una cura. Per fatene privi. Tu vai giù. Ecco, lì mai me ne vado, addio. Addio. Ah, qui lo scatto non è attivo, attenzione.
8 vita, ma ok. Oh, siamo la prima volta in una diciamo un nuovo lobby, diciamo. Ricostruttore, se ci puoi darci tutta la vita. Ho trovato un dispositivo con il simbolo di un senziente. Lo sto collaudando. Non va dentro così. Magari muore. Che è una gamba di un senziente. Mi ha scansionata. Ma a quale scopo? Dimmi che ne hai messo un po' tutta la vita, dai. Oh! Ma tu stai scherzando? Scusa, ma come ti permetti? Ma ha ucciso. Ah, per farmi provare come capire il senso di questa cosa mi manda quello lì. Ma dai, mi ha creato un clone. Ma... Non posso tornare all'astronave. Resterò nel deserto. Ma io sì, sono sempre sono avanti. Se era questo il suo intento. Allora, qui c'è tanto da fare. Altre cose costruite. No, subito non voglio farlo. Vediamo un po' cosa ci potenza. Qui potenziarci la vita. 325, sono 190, possiamo farlo. Abbiamo moltissimo po' di stavolta. E migliore antichità. Però questa è la prima volta che stiamo andando molto avanti, diciamo, anche in questa zona, che... mai visto questa zona qui nuova. Vediamo un po'. Allora, c'è un fiale di stifio grande che lo farei. Lama. Lascerò quello. Io farei uno. La lama si vede più potente. E il stifio grande. Che già il terzo, quello della l'avaria, la vita, eccetera. Secondo me l'avaria o ricevendole potevamo curarci o avere più integrità. L'abbiamo. Il resto no. Questa cosa è stata grande. Ah, ossia appunto il... indica la lobby. E ok. Salve. Di nuovo tu no, ti prego, di nuovo tu no. Ah, ok. Ah no, c'è là il... maledetto. Mi hai tolto un po' di vita, maledetto. Qui non posso vedere, quindi ho sentito dove salto. Ok. Vuoto implacabile livello 6. Raggio obliterante, danni bonus 2. Direttività proiettile 2. Stabilità 2. Sì, no. Questa parte non l'abbiamo mai vista. Dovremmo iniziare per prima volta. Ragazzi, vediamo un po' dove ci portano. No, sulla montagna no, non ci credo. No, lo sta portando. Come trema il... Oh no, di nuovo lui, no. Ma guarda quanto gli togliamo, però. Dove sta? Però mi spunta alle mie spalle, maledetto. Si è scappato, maledetto. Però quanto togli quest'arma? Quanto toglie? Volevi... Oh, mi ha tolto un po' di vita, ma non è che ne avevo tanta. Pensavo mi togliesse vita, qua c'è anche... un altro dia esplorativo, ottimo. Ottimo. Continuo a sperimentare nuove tecnologie. Contaminazione irreversibile. La mia condizione secondo il protocollo degli esploratori. Ho perso una parte di me. Possibile. L'integrazione del dispositivo con la mia tuta è stata spaventosamente facile. Oddio. Come se mi conoscesse. Come se mi stesse aspettando. Ma cos'è questa cosa, Dio mio? Ma quante cose fa? Dammi raggio se potente, dammi raggio se potente. Oh, mi ha preso. Ma come? Dai, via così. E wow, c'è un bel po' di roba di Reve, non male.
Oh, e basta sui cosi. Dammi il slip show grande. Oh. No, non voglio questo, per favore, mi piace di più distanza. Sì, il fiorello me lo piglio. Qui non c'è nient'altro, c'è solo il traslatore, quindi non ci interessa. Quello di tu è molto più potente, quindi ok. Chissà dove saremo ora, ma stiamo scalando la montagna, cercando la pallida ombra, ragazzi. Stiamo andando molto avanti. Qui il boss di questo livello, il mini boss. Non il boss, il mini boss se l'abbiamo fatto, qua c'è. Posso fare con le ore? Impostati energia, libera una creatura di esplosione di energia che trasforma i proiettili e nemici in noboliti. E questo è buono quando siamo con boss potenti. Questa parte dobbiamo andare. Ci sono nemici. Dovrei scendere. Eccoli. Vabbè. Quanto cavolo ce ne sono qui, mi scusi. Pure quello no, però pure quello che me ne vado, scusate, mi metto qua dietro. Quanto mi toglie. Vabbè, che sfortuna, però. Poi manca solo questo piccoletto qui che rompe le scale col papà. Se sali col suo padre, guarda che fa lo scalto. Oh no, 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 dove attacchi? Ma vuoi morire? E dai, subito anche attacco spe. Insomma, io no, così no. No. Non mi... mi ha preso ugualmente. Immaginavo che mi prendeva. Vabbè, ragazzi, siamo davvero molto avanti. Direi che ci sta che proprio a morire. E allora, il viaggio del mistero di Selene su Assato. Stiamo scendendo un poco. Incidente, lei che non è adatta. E però nel frattempo Asse che prova un po' a salvarci. C'era un modulo di salvataggio e c'è... sembrava a me che ci stessi richiamando. Nel suo tempo siamo andati molto più avanti nella storia, nella parte desertica. Siamo andati sopra la montagna. E' molto dovere, penso per davvero, che dovrei andare dritto per dritto senza attaccare i nemici. Però facendo quello tu non hai un ability, non hai il potenziamento, non è migliore. Quindi questo è un problema quando vai a incontrare poi i boss come Freak, i veri boss. Comunque, una storia ben interessante. Ora possiamo anche utilizzare forse quei tre oggetti per ricostruirci. Non so se... lo potremmo usare sempre, oppure sempre spagare i 6 etere. I esplosivi stanno anche aumentando. Questo è buono perché come anche un po' cosa pensava lei in questi momenti, cosa stesse passando. E di certo la nostra serena ha avuto tantissimi problemi. Cioè, immaginate voi stare in questo mondo, ecco, con auto malformato che diventa più pericoloso. Stare in questo mondo voi in mezzo a tanti esseri, misteri, la vostra casa della terra che si trova qui. C'è davvero qualcosa di sconvolgente per una mente umana. Anche il fatto di morire e ritornare. Sì, è bello, moriamo e ritorniamo. Non è tanto bello perché alla fine c'è un po' di pazzia. Cioè tu muori, muori molte volte. Passi diciamo l'esperienza della morte, che davvero può essere traumatica in certi aspetti. E poi ritorni lì ricominciando sempre questo ciclo. Davvero brutto.
Ma comunque, come detto, fino a qui l'episodio di oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi lascio un like, a commentare e dire la vostra. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per le notifiche dei nuovi video che usciranno. E vi ricordo di seguirmi sul canale Viola, dove farò delle live, e su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul lavoro, godervi altri contenuti materiali da me offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, nei prossimi interi. Scusate, basta, chiudo.